Salve a tutti, oggi parliamo di iCloud, ma più specificatamente come metterlo in sicurezza. Perché faccio questo video? Perché recentemente, purtroppo, mi sono entrati nell'account iCloud, qualcuno è entrato, mi ha messo il cellulare, l'iPad in modalità smarrito e mi ha chiesto un riscatto di $50 da mandare via email. Aveva impostato un PIN di 4 cifre per sbloccare il dispositivo. Ora, io ero riuscito a rientrare dentro il mio account iCloud, ma ormai non riuscivo più a togliere questa modalità. Quindi ho risolto semplicemente mettendo l'iPad in modalità recovery e tramite iTunes ho fatto il ripristino, quindi ho perso tutti i dati e non c'era niente da fare. Come poi ho risolto per mettere in sicurezza l'account iCloud, ho messo la verifica in due passaggi. Io di solito la metto ovunque, solo che io iCloud ce l'ho, però non ci ero praticamente mai entrato. Io utilizzo l'iPad a volte, sapevo che era associato, però non c'ero neanche mai entrato, non mi interessava più di tanto. Quindi non sono mai entrato a fare la verifica in due passaggi. Ora, tralasciando il fatto come è riuscito a entrare, dato che la password era priva di senso, insomma non una password facile da indovinare, non c'erano riferimenti per indovinarla, comunque vabbè, succede, poteva succedere a chiunque. Con la verifica in due passaggi cosa succede? Questo non solo su iCloud ma su qualsiasi tipo di account, si immette il numero di cellulare e anche se la password viene indovinata, prima di andare avanti viene chiesto un ulteriore codice che viene inviato sul momento, quindi un codice sempre diverso che si genera continuamente, viene inviato sul vostro numero di cellulare, quindi per forza bisognerà controllare il cellulare, quindi se qualcuno a distanza indovina la password ed entra, si blocca lì a quella schermata, arriva al vostro cellulare il codice per entrare, voi capite che c'è qualcuno che ha tentato di entrare o comunque non ci sarà riuscito perché se non immette quel codice non entra. Quindi con questo sistema un po' tutti hanno risolto vari problemi. Poi certo, nessun account si può dire al 100% sicuro, poi iCloud è famoso anche per quell'evento delle famose star che avevano le foto sincronizzate su iCloud e quelle persone sono entrate dentro, hanno preso le foto e le hanno pubblicate. Ora non starò a mettere link e non starò a mostrare procedure perché tanto il link può cambiare, il sistema può cambiare, quindi cosa fate? Allora, per tutti quelli che hanno un iPhone, un iPad, insomma per tutti quelli che hanno un iCloud associato a un dispositivo, allora cercate su Google Apple spazio ID, quindi Apple ID, e trovate al primo posto il sito di Apple riguardante il vostro ID, che attualmente è appleid.apple.com. entrate, fate accesso al vostro account e c'è la schermata con tutte le varie impostazioni. In sicurezza dovete andare nella verifica in due passaggi, dovete abilitarla, quindi vi verrà chiesto il numero di cellulare e così potete abilitarla, meglio farlo subito in modo da ripararsi da eventuali danni futuri. Questo è anche un altro motivo per il quale io non consiglio di usare il cloud in generale per stoccarci informazioni importanti. Bisognerebbe che fossero in locale, anzi meglio ancora su un hard disk esterno, su una chiavetta esterna, quindi che siano al sicuro su un dispositivo esterno, quindi non di facile accesso da internet in quel momento, ecco. Purtroppo il digitale è così, non è sicuro come il cartaceo, però il cloud secondo me è ancora meno sicuro, va benissimo per condividere le foto, tutte le cose che potrebbero, che non sono compromettenti o che non c'è nessun problema se un'eventuale persona va a vederlo. Purtroppo su iCloud ci sono anche informazioni molto personali, nel mio caso fortunatamente c'era solo qualche foto, ho visto che non c'era neanche la correlazione con l'applicazione mail, meno male, perché insomma avere accesso a tutte le mail di una casella elettronica non è affatto una cosa positiva, chissà cosa può farci una persona quando si ha accesso alla casella postale, quindi difendete tutti i vostri account con la verifica in due passaggi quando possibile, questo è l'unico modo per avere una sicurezza in più e ovviamente quella di usare password molto complesse e prive di senso. Un saluto a tutti.